Ciao cari bimbi, buongiorno, benvenuti. Cosa, di cosa vi parlerò oggi? Oggi riprenderò il discorso delle divisioni che abbiamo in parte affrontato martedì eh, durante la lezione su Zoom, ma voi sapete che io voglio sempre spiegarvi più volte le cose, quindi non sono del tutto soddisfatta di come vi ho spiegato martedì le divisioni e quindi ho deciso di creare questa video lezione un po' per andare a rivedere quei concetti che vi ho già detto martedì e aggiungerne di nuovi, ok? Oggi andremo proprio appunto a parlare delle divisioni, come vi dice ora il titolo della presentazione. Iniziamo dal simbolo. Qual è il simbolo della divisione? Il simbolo della divisione sono due puntini. Quelli che vedete rossi sulla slide e questi due puntini si leggono come diviso. Vi faccio subito un esempio, come si legge? Si legge 12 diviso 3 uguale. Ricordate quindi che quello, che è quello che assomigliano a due puntini, sono in, è in realtà il segno della divisione in matematica. Ricordate, ricordatevelo e ricordatevi che si legge diviso. Abbiamo visto martedì che eh, la divisione ci permette di distribuire in parti uguali. Andiamo a vedere. Abbiamo un testo di una situazione-problema. Nonna Pina ha preparato nove muffin per merenda e vuole distribuirli in parti uguali ai suoi nipotini, Lucia, Paolo e Francesca. Quanti muffin potrà mangiare ogni bambino? Abbiamo 9 muffin da dividere tra tre nipotini, giusto perché sono Lucia, Paolo e Francesca. Quindi dobbiamo fare 9 Dividere, quindi occorre il segno della divisione, cioè i due puntini, 9 diviso 3. Perché dobbiamo andare a distribuire questi muffin bellissimi che ha fatto la nonna Pina tra Lucia, Paolo e Francesca. Se abbiamo il supporto del disegno, come in questo caso che abbiamo sia i muffin sia i bambini, Possiamo imparare a distribuire proprio attraverso il disegno i muffin in parti uguali. Scopriremo infatti che a ogni bambino possono andare tre muffin. In questo modo la nonna ha distribuito in parti uguali i muffin che ha creato. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'operazione che è la divisione. Abbiamo preso i muffin e li abbiamo divisi fra i tre nipotini. Quindi, abbiamo fatto 9 diviso 3. Otteniamo tre muffin a testa. Quindi, a merenda, ogni bambino potrà mangiare tre muffin della nonna Pina. Abbiamo anche scoperto martedì che la divisione permette di raggruppare. Leggiamo il testo di, di questa situazione-problema. La maestra deve preparare dei sacchettini con dei dolciumi come premio per un gioco che farà in classe. Ha a disposizione 18 dolciumi, tra caramelle e lecca-lecca. E in ogni sacchetto decide di metterne 6. Quanti sacchettini può formare? Vi aiuto con le immagini. Abbiamo 18 dolciumi da raggruppare per 6 e dobbiamo scoprire quanti sacchetti la maestra può creare. Quindi, cosa dovremmo fare? 18 diviso 6. Ecco, questi sono i nostri dolciumi, vedete che sono 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Possiamo anche, dato che sono in ogni fila ce ne sono 6, possiamo contare utilizzando la tabellina del 6. 6 12 18. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo raggrupparne 6 perché sappiamo che vuole mettere in ogni sacchetto sei dolciumi. Quindi andiamo a raggrupparli. Tutti quelli che raggrupperemo li metteremo in un sacchetto e andiamo a scoprire quanti sacchetti può, può formare la maestra. 1, 2, 3. Quindi 18 che sono i dolciumi totali diviso. I gruppi da sei che la maestra vuole creare, abbiamo scoperto che può formare in questo modo tre sacchetti con sei, cioè sei dolciumi in ogni sacchetto. Ok. Risposta alla domanda: la maestra può formare tre sacchettini. Come possiamo anche risolvere una divisione? senza il supporto delle immagini, perché dovete sapere che non avremo sempre delle immagini o da raggruppare o da distribuire. Lo faremo all'inizio, ma poi man mano che diventerete grandi ci saranno sempre meno immagini e sempre più calcoli da fare, sostanzialmente. Quindi, cerchiamo di imparare subito la strategia per risolvere le divisioni in riga, così che vi sia più facile in un futuro, ok? Se dobbiamo ad esempio fare 20 diviso 4 e io non ho disegni, ok? Non ho una situazione problema come prima da rappresentare, non ce l'ho, devo risolverlo in riga. Allora, innanzitutto abbiamo bisogno delle nostre manine. Hm? Perché abbiamo bisogno delle mani? Perché, per prima cosa, ci dobbiamo chiedere quante volte il 4 è contenuto nel 20 come vi ho detto martedì quante volte il 4 sta nel 20 appunto utilizziamo in questo caso soltanto una mano ci saranno casi in cui vi serviranno tutte e due ok innanzitutto 20 diviso 4 vi ho evidenziato il 4 questo significa che noi dobbiamo andare a contare utilizzando la mano dicendo la tabellina del 4. Ogni volta che diremo un numero, alzeremo un dito della nostra mano, ok? Quando ovviamente arriveremo al 20, ci dobbiamo fermare, perché così scopriamo quante volte il 4 è contenuto nel 20. Andiamo a farlo insieme. Mettete la vostra mano chiusa a pugno. Io qua non, ho, non sono riuscita a mettere un pugno che si, ama, che si apre man mano. Ma insomma mh, va bene così. Voi fatelo, ok? Partite col pugnetto chiuso. Io aggiungerò via via un numero. Voi tirate su via via ogni dito. Quindi tabellina del 4. 4-8. 12, 16, 20. Siamo arrivati a 20, ci fermiamo perché era il nostro obiettivo, era 20 diviso 4. Dobbiamo vedere quante volte il 4 sta nel 20. Diciamo la tabellina del 4, ci fermiamo quando arriviamo al 20. Eccolo qua. Quante volte il 4 è contenuto nel 20? Tante volte quante le dita alzate? Quante dita abbiamo alzato? 5. Quello bimbi che avremo sulla mano sarà sempre il risultato delle nostre divisioni in riga. Quindi 20 diviso 4 farà proprio 5. Facciamo Tre esercizi insieme così ci alleniamo. Mi raccomando, fatelo anche voi. 12 diviso 6. Allora dobbiamo vedere quante volte il 6 è contenuto nel 12. Allora dobbiamo dirci la tabellina del 6. Ci serve sempre la mano. Ogni volta alziamo un dito. Noi partiamo col pugno chiuso. Va bene? Pronti? Via con la tabellina del 6. 6, 12. Oh, siamo già arrivati, abbiamo trovato il 12. Allora, quante volte il 6 è contenuto nel 12? Abbiamo alzato due dita, quindi 2. 12 diviso 6 fa 2. E lo, lo sappiamo, l'abbiamo scoperto grazie alla tabellina del 6. 40 diviso 8. Pugno chiuso di nuovo della mano. Questa volta dobbiamo dire e sollevare ogni volta un dito dicendo la tabellina dell'8, ci dobbiamo fermare quando arriviamo a 40. 8, alzo il pollice. 16, 24, 32, 40. Quante dita abbiamo alzato? 5. Quindi 40 diviso 8 è uguale a 5, perché l'8 è contenuto 5 volte nel 40 27 diviso 9 allora dobbiamo questa volta dire la tabellina del divisore cioè questo numero qua si chiama divisore ok? ogni volta è diverso quindi dovremmo dire una tabellina diversa in questo caso c'è il 9 partiamo, solleviamo il... tutti col pugno bravi solleviamo il pollice 9 18 27, ci fermiamo perché dovevamo arrivare al 27. Quindi il 9 nel 27 è contenuto tre volte. Queste, bimbi, sono tutte divisioni che si dicono esatte perché eh, hanno il resto di 0, cioè che non hanno resto. Noi con le tabelline siamo sempre arrivati al numero. Che cercavamo ok cioè 12 diviso 6 dicendoci la tabellina del, del 6 siamo arrivati esattamente al 12 ok vedremo tra pochissimo che non accadrà sempre così infatti vi voglio spiegare ora le divisioni con il resto allora Dobbiamo raggruppare, raggruppiamo per 4 queste 14 palline. Dobbiamo raggrupparle per 4, quindi cosa vuol dire? Che dobbiamo fare dei gruppi da 4 palline. Ne riusciamo a formare 1, 2, 3. Abbiamo formato 3 gruppi. Tutti d'accordo? No? Sono rimaste fuori 2 palline. Vedete che non le abbiamo cerchiate? Questo vuol dire che il 4 nel 14 è contenuto tre volte con il resto di due. Quelle due palline che sono rimaste fuori sono il resto della nostra divisione. Quindi 14 diviso 4 fa 3. Con il resto di 2 Abbiamo creato, formato tre gruppi da quattro palline, però due sono rimaste fuori. Quello si chiama resto. Vediamo un po' qua, come fare a risolvere le divisioni con il resto se non abbiamo le immagini. Quindi, se abbiamo solo l'operazione in riga, in questo caso 18 diviso 4 uguale. Abbiamo sempre bisogno della nostra mano. Come prima dobbiamo vedere quante volte il 4 sta e contenuto nel 18. Quindi dobbiamo ripetere la tabellina del 4. Vediamo se nella tabellina del 4 c'è il 18. A voi risulta? Mm, forse no. Allora vediamo che cosa accadrà. 4, 8, 12. 16, 20. Cosa è successo? Che non abbiamo il 18 nella tabellina del 4. Allora dobbiamo prendere il numero che più si avvicina al 18, quello che viene prima, ok? Qual è il numero più vicino al 18 che lo precede? È il 16. Quindi il 4 nel 18 è contenuto 4 volte ma non arriviamo proprio a 18 arriviamo solo a 16 vi leggo quello che è uscito fuori possiamo arrivare al numero più vicino al 18 che è il 16 calcoliamo quanto manca ad arrivare dal 16 al 18 contiamo 16 17 18 manca 2 quindi quello che manca ad arrivare al 18 e il resto per cui il risultato di sarà proprio 4 con il resto di 2 vuol dire che il 4 nel 18 ci sta 4 volte arriviamo solo a 16 chiaramente i 2 che mancano sono il resto ok facciamo ora qualche esercizio per chiarire questo concetto 9 diviso 2 uguale. Sempre la nostra manina, quindi prendiamo la mano chiusa a pugno. Cosa dobbiamo fare? Dire la tabellina del 2 finché non arriviamo al numero più vicino al 9. Perché il 9 nella tabellina del 2 c'è? No, in realtà non c'è il 9 nella tabellina del 2. Ora lo vediamo. 2, 4, 6. 8, 10. Vedete che il 9 sta proprio nel mezzo, quindi ci dobbiamo fermare al numero prima del 9, cioè l'8. Leggiamo insieme. Ci fermiamo al numero più vicino al 9. Calcoliamo quanto manca dall'8 per arrivare a 9. Manca 1. Questo è il resto. Quindi, bimbi, la divisione 9 diviso 2. Il 2 nel 9 è contenuto 4 volte con il resto di 1 perché non arriviamo proprio a 9, noi arriviamo solo a 8 e quell'1 è il resto. Vediamo adesso 34 diviso 8, uguale. Sempre la nostra manina. Questa volta dobbiamo vedere quante volte l'8 è contenuto nel 34. Pronti con la tabellina dell'8? Pugno chiuso. Alziamo il pollice e via. 8, 16, 24, 32, 40. Qual è il numero più vicino che precede il 34 e il 32? Ok, quindi noi riusciamo a arrivare a 32. Infatti vi dice, ci fermiamo al numero più vicino al 34, che è il 32. Calcoliamo quanto manca dal 32 per arrivare a 34. 32, 33, 34. Manca 2 e questo è il resto. Quindi l'8 nel 34 ci sta 4 volte con un resto di 2. Vediamo adesso l'altra divisione. 19 diviso 9 uguale di nuovo il nostro pugnetto pronti questa volta dobbiamo dire la tabellina del 9 e vediamo poi quale sarà il numero che si avvicinerà di più al 19 9 18 27 allora il 27 supera di molto il 19, come vedete, quindi ci dobbiamo fermare al numero più piccolo, quello più vicino al 19 che viene prima, che lo precede, ed è il 18. Quindi, bimbi, il 9 nel 19... Scusate, quindi ci fermiamo al numero più vicino al 19, che è il 18. Calcoliamo quanto manca dal 18 per arrivare al 19. Quanto manca? 18. 19 1 manca 1 questo è il resto quindi il 9 bimbi nel 19 ci sta due volte con il resto di 1 perché due volte noi arriviamo a 18 e abbiamo poi il resto di 1 ok allora vi lascio un po di compiti sono necessari i compiti perché è un argomento nuovo ma non è difficile, è un po' come le moltiplicazioni che tra l'altro avevate imparato molto molto bene. Questa è la stessa cosa, però cosa, cosa succede? È necessario allenarsi perché se non ci si allena, se non si fa un po' di esercizio, non ci entra bene in testa il concetto e il procedimento che dobbiamo fare per risolvere le divisioni in riga. Quindi vi chiedo di fare sul libro blu le pagine 56, 57 e 58. E poi sul libro azzurro potete ripassare la regola che è schematizzata a pagina 29, e poi potete, dovete svolgere le pagine 25 e 26, sempre appunto per allenarvi, e così vedrete che, più esercizi fate, più riuscirete a, a capire l'argomento. Va bene? Io spero che le divisioni siano, siano chiare, eh, come sempre ehm, ditemi i vostri dubbi se ne avete, possiamo anche parlarne nella prossima lezione su Zoom sicuramente, magari riprendiamo l'argomento, facciamo due divisioni insieme così mi dite se le avete capite oppure no. Va bene, vi saluto bimbi, grazie per essere stati con me, un bacione, ciao!